Questo è Silvio Berlusconi, musicista su una nave da crociera, costruttore con un revolver sul tavolo, ex premier filmato di nascosto dalle oggettine. Ma questa storia inizia e finisce al numero 34 di Via Volturno, quartiere Isola, uno dei più cool di Milano. Ciao, sono Francesco Giano. Berlusconi cresce qui da padre Luigi, direttore della banca Rasini, e da mamma Rosa, casalinga. Dopo la laurea si arrangia con vari lavoretti. E avendo chiaro che non volevo andare a padrone, cercai un'attività imprenditoriale che fosse promettente. In quel momento c'era il boom edilizio, la città di Milano si ingrandiva a vista d'occhio. Tramite l'intermediazione del padre conosce l'immobiliarista Pietro Canali, lo incontra e lo convince a mettersi in società, comprare nuovi terreni, costruirci nuove case e rivenderli. Primo acquisto, un terreno in via Alciati, Milano, per 190 milioni di lire, grazie anche alla liquidazione del padre. Berlusconi compra i terreni, fa costruire 4 appartamenti e qui c'è la prima innovazione. Quando li deve mostrare a dei potenziali acquirenti per venderli, ci mette subito dei mobili improvvisati. Per capire l'uomo c'è questo aneddoto raccontato da lui stesso. Vuole vendere un condominio che sta finendo di costruire, un ente. Misi tutto ciò che serve a trasformare un appartamento vuoto in una casa accogliente. Feci man bassa di tutte le foto di casa mia, delle mie zie, eccetera, eccetera, cosicché le persone che venivano a visitare la casa avevano subito la sensazione completa di come poteva venire alla loro casa. Insiste e ottiene almeno una visita da parte del presidente di questo ente e degli altri dirigenti. Prepara la visita da gran venditore. Credo di non avere mai lavorato così tanto in vita mia. Credo di aver dormito 2 ore per notte. I miei architetti con me, i miei amici di sempre, con le loro fidanzate, feci lavorare anche i parenti, assunsi un mio amico conte fiorentino come portiere elegantissimo con tanto di cappello, inventai le scritte da mettere negli atri e comperai un campo di calcio, era la prima volta, adesso l'abbiamo fatto tante volte per il campo di San Siro. Andai in Olanda e ordinai non so quanti fiori e misi intorno a ogni ingresso delle vasche con dei fiori, una fontana al centro. Quindi il colpo di teatro e siamo all'aneddotica berlusconiana da manuale. Vennero questi signori, ma siccome io sono un perfezionista, non mi accontentai di avere terminato tutto, ma pensai che dovevano vedere che c'era anche un mercato adeguato. E allora cosa feci? Telefonai a tutti i parenti, a tutti gli amici e dissi: sabato mattina venite a visitare gli appartamenti. Il vicepresidente di questo ente, questo andò sul terrazzo, stette fuori 10 minuti, portò indietro, dice: ma che strana questa clientela che qui è fatto. Perché? Cos'era successo? Era successo che io non avevo chiamato una mia cugina, che era un po' matta. Questa telefona la mattina a mia madre e gli dicono in casa: no, la mamma è a vedere i nuovi appartamenti di Silvio. Poi telefona a un'altra zia, dice: no, la zia è a vedere gli appartamenti di Silvio. Poi telefona a 2 miei amici, no, sono tutti al centro di Nord a vedere gli appartamenti di Silvio. Dice: questa, cos'è successo? Come mai io non ci sono? Allora arriva su e ritorna a Mancuso e dice: c'è una che è entrata qui e guarda caso conosceva tutti i visitatori e li baciava e abbracciava con grande slancio, esattamente come si fa ai matrimoni o ai funerali. E allora io confessai che avevo colto l'occasione della loro visita per far bella figura anche con tutti i miei amici e fargli vedere il grande lavoro che avevo fatto e come era venuto bene il prodotto che offrivo a loro. E quindi me la cavai e poi comperarono questo condominio. Nel racconto c'è tutto: la leadership, il mestiere, la fabulazione, l'epicità dell'autonarrazione. Impossibile dire se tutto corrisponde a verità, come molti dei racconti che seguiranno. Però ci vengono in aiuto 2 frasi. La prima sembrerà fatta da Berlusconi negli anni a venire. Perché rovinare un bel racconto con la realtà? La seconda viene detta da Indro Montanelli, giornalista che conosceva Berlusconi, anche perché diresse il giornale per molti anni. Berlusconi è il bugiardo più sincero che ci sia, disse una volta, perché è il primo a credere alle sue menzogne. Ovviamente ci sono degli elementi non menzionati in questa favola.
tavola, che però sono sul tavolo, come questo revolver immortalato in questa foto. Sono gli anni 70, all'epoca dei sequestri di persona da parte di Cosa Nostra e 'Ndrangheta. 158 solo tra gli anni 70 e 80. Silvio Berlusconi ha come collaboratore Marcello Dell'Utri, avvocato palermitano che sarà condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Tramite lui fa arrivare come ospite residente nella sua villa di Arcore Vittorio Mangano. Professione ufficiale, stagliere in quella villa. Professione reale, stabilita dalle sentenze, Vittorio Mangano è un mafioso e va ad Arcore con il beneplacito di Cosa Nostra per rappresentare gli interessi mafiosi presso il gruppo di Silvio Berlusconi. E scrivono le sentenze come garante di un accordo di natura protettiva e collaborativa raggiunto da Berlusconi con la mafia. Questa per esempio è una telefonata del 29 novembre 1986. La notte prima una villa di Berlusconi è stata colpita da una bomba. Al mattino Silvio Berlusconi chiama Marcello Dell'Utri e gli dice subito: è stato Mangano. Pronto? Pronto? Cielo. Eccomi. Allora, Vittorio Mangano. Che succede? Ha messo la bomba? Non mi dire. Ecco, secondo me è come un altro manderebbe una lettera o faremmo una telefonata. Lui ha messo la bomba. A un certo punto la telefonata prende una piega surreale. Berlusconi e Dell'Utri commentano come la bomba sia stata costruita per non fare grandi danni e non trattengono più le risate. Quindi proprio sì, quel sistema. Per dire, faccio un botto, ma poi con molto rispetto. Perché mi ha inclinato soltanto la parte inferiore della cancellata. Una cosa, un danno da 200.000 lire. E una cosa anche rispettosa ed affettuosa. Pazzesco, ti dirò, certezza. Non c'è dubbio. Poi perché la dinamica è di una semplicità proprio. Sì, alla Mangano. Sì. Poi un'ora di polvere nera, un chilo di polvere nera, cioè proprio il minimo. Sì. Cioè proprio come dire, ti faccio sentire, sono qui presente. Sì. Uno normale non è mandato una raccomandata, caro dottore. Esatto. E lui mi ha messo una bomba. Che non sa scrivere. L'avanzata continua. Berlusconi compra nuove case e terreni. A un certo punto compra nella città di Segrate 700.000 metri quadri di terreno e la licenza per costruire una nuova città, Milano 2. 6.000 abitanti a nord-est di Milano, in cui c'è tutto. Un centro religioso, una palestra, centro sportivo, albergo, residence, c'è persino la TV via cavo. Si chiama Tele Milano Cavo, è pensata per gli abitanti di Milano 2. Trasmette le messe della domenica e le attività nei centri sportivi. Tutto però cambia nel 1976. L'emittente, piena di debiti, viene venduta dal suo proprietario a Silvio Berlusconi, che ne cambia il nome in Tele Milano 58, in omaggio al suo canale di frequenza. Sono gli anni delle discoteche e dei cabaret. Iniziano a formarsi in questi anni comici come Teo Teocoli, Massimo Boldi, Jerry Calà. Silvio ci ha detto: fate quello che volete. E quindi noi abbiamo fatto questo fritto misto, che già il titolo, insomma, la diceva lunga. Berlusconi intravede un nuovo campo in cui inserirsi e fare affari. Ma Berlusconi capisce pure, dice, che la Rai, avendo pochi spazi per la pubblicità, non consente a molte imprese di svilupparsi. Perciò ci pensa lui. Tele Milano diventa Canale 5, la prima rete privata a carattere nazionale. E capì che la Rai era un monopolio e allora mi intravidi nella televisione una grande possibilità di sviluppo. La prima televisione privata a diffusione nazionale e per l'occasione strappa alla Rai persino Mike Buongiorno. Scopre e lancia Claudio Cecchetto, Barbara D'Urso, Claudio Lippi, trasmette i primi cartoni animati come Gigrobò e Mazinga e ottiene la licenza per ritrasmettere in esclusiva 500 film. Quindi forma una serie di venditori che viaggiano per l'Italia a vendere spazi pubblicitari per il suo gruppo. Per fare affari vendendo pubblicità, Berlusconi deve trasmettere in diretta nazionale, cosa che non può fare per legge. Perciò sfida la legge nazionale con uno stratagemma. Compra varie emittenti sparse per il paese, registra dei programmi, produce delle videocassette pre-registrate, quindi invia le videocassette alle emittenti e fa riprodurre quel contenuto nello stesso identico momento. Tutta l'Italia, ma divisa in 15 regioni, per cui 15 programmi che andavano in tutta Italia e facendo finta erano state pre-registrate, si sacrificava ovviamente la diretta, lo sport, quindi tutte queste cose, ma si dava ai pubblicitari, agli investitori pubblicitari, la garanzia che ci sarebbe stato un unico segnale, un unico programma, tutto nello stesso momento.
In realtà la situazione di Fininvest viene risolta dai cosiddetti decreti Berlusconi fatti dal governo di Bettino Craxi, molto amico di Silvio Berlusconi. Questi decreti stabiliscono una sanatoria temporanea per Canale 5 e per le altre emittenti illegali, sanatoria che poi diventerà definitiva. Come spiega Ezio Cartotto, consigliere quasi politico di Berlusconi, il Cavaliere si preoccupava molto delle relazioni politiche da intrattenere a Roma. Berlusconi giustamente, a mio giudizio, ha sempre ritenuto che un imprenditore, quando si muove a certi livelli, non può non preoccuparsi di quel che pensa il principe, come lo chiama lui. Di fatto Craxi fece questa cosa, fu un miracolo che salvò Berlusconi. Ecco il punto dei rapporti Craxi-Berlusconi veramente cruciale. Per tutti gli anni Ottanta il rapporto di Berlusconi con la politica è prevalentemente transazionale, cioè fatto di scambi. Berlusconi fa l'imprenditore e si lega a delle persone della politica, come il suo amico Bettino Craxi, ma non pensa mai a scendere direttamente in politica. Quando tutti sono preoccupati che siamo in crisi di governo, io ho degli amici che mi telefonano da New York e mi dicono: ah, per Bacco ti va male, non c'è il governo. Io invece gli dico: guarda che sto brindando a champagne, mi auguro che non ci sia per molto tempo. Poi qualcosa inizia a cambiare. Arriva il 1992, Mani Pulite, le indagini, il crollo dei partiti tradizionali. Un'era politica lunga 40 anni sta per finire. Silvio Berlusconi è preoccupato dalla prospettata vittoria delle sinistre alle elezioni e anche dalla situazione di Fininvest, pesantemente indebitata con le banche. E così, la sera del 26 gennaio 1994, un mercoledì, invade le case degli italiani per pronunciare il suo discorso diventato leggendario. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Quello che vedete non è lo studio privato del Cavaliere. Siamo in un magazzino nella villa di Macherio, villa di Veronica Lario, la seconda moglie di Silvio Berlusconi. Come ha raccontato benissimo Pino Corrias, appena fuori dall'inquadratura c'erano muri scrostati, sacchi di cemento, un piccone e tantissima polvere. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Secondo la leggenda, sulla telecamera Silvio Berlusconi avrebbe fatto mettere una calza di nylon, quasi un filtro Instagram ante litteram, per rendere più calda e morbida l'atmosfera. Il messaggio dura 9 minuti e 30 secondi, 1130 parole. I passaggi chiave iniziano sin dall'incipit. L'Italia è il paese che amo. Non c'è più buongiorno, cari concittadini e concittadine, si va dritti al punto. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Berlusconi fa una dichiarazione d'amore al paese, quindi disegna la finestra temporale che lo lega all'Italia. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. La parola libertà viene ripetuta 7 volte. Altre 5 volte ci sono parole con la radice liberal, come liberale o liberismo. Il senso è: c'è stata Mani Pulite che ha fatto crollare la Democrazia Cristiana, sono rimasti i comunisti che sono quelli cattivi che mangeranno i bambini e che vi toglieranno le libertà. Ad impedire questo rimango solo io, che mi metterò in mezzo per voi. Quindi l'espressione più famosa del discorso. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica. L'espressione della discesa in campo viene ripetuta per 5 volte. Attiva subito uno scontro, una polarizzazione, un frame calcistico. Non dimentichiamo che Berlusconi è anche presidente del Milan. Lo ha comprato nel 1986 e lo terrà fino al 2017, conquistando 29 trofei. Comprare una squadra di calcio, specialmente in Italia, è il modo più veloce per un imprenditore per acquisire popolarità e iniziare a intessere relazioni politiche. Anche la macchina di Mediaset si mette in moto per sostenere la campagna berlusconiana. A schierarsi in diretta, per esempio, la giovanissima Stardino nella Rai, Ian Brangiolini. Sembra che al paletano sia piaciuto moltissimo lo spot di Berlusconi su Forza Italia, no? Forza Italia! C'è Mike Buongiorno. Ma lo sapete che domenica prossima si vota? Berlusconi non ha mai licenziato nessuno. E c'è anche Raimondo Vianello. Adesso finalmente so per chi votare. Berlusconi. Sì, ma mica sottovoce, Berlusconi, si capisce, Berlusconi. Il 26 marzo del 94 Berlusconi trionfa con il 43% delle preferenze degli italiani. Silvio Berlusconi ha vinto la sua battaglia. 1994-2011, 4 governi, 3.339 giorni. Un periodo in cui la favola si affievolisce sempre di più, lasciandoci molte luci e ombre. Tra le luci, per esempio, un consolidamento della politica atlantista, più attenzione alle pensioni minime e alcuni provvedimenti in senso liberale, come la flat tax sulle imprese. Nella storia dell'Occidente mai un capo di governo era stato proprietario di così tante realtà editoriali. Il 18 aprile del 2002, per esempio, il premier Berlusconi si trova in Bulgaria e davanti a 200 giornalisti dice queste parole. Viaggi, come si chiama quell'altro, Santoro, ma l'altro, gli sfruttati hanno fatto della televisione pubblica pagata con i soldi di tutti e un
mafioso, criminoso. Poco tempo dopo le sue parole, Biagi, Santoro e Luttazzi vengono allontanati dalla televisione pubblica. Lui dice: non sapevo di essere davanti a dei giornalisti, ma la verità è che pronuncia quella frase davanti a 200 giornalisti internazionali con tanto di telecamere. Io, non sapendo di trovarmi di fronte alla stampa, ma pensando di trovarmi soltanto di fronte a degli imprenditori che erano andati a lavorare in Bulgaria, mi hanno fatto una domanda su tre protagonisti della politica che in televisione negli ultimi tempi avevano fatto campagna elettorale contro di me. Il che ci porta alla seconda ombra del ventennio. Il rapporto piuttosto disinvolto con la realtà e alcune dichiarazioni fuori luogo. Negli anni Berlusconi rifiuta sempre il contraddittorio. Si lancia in invettive contro i giornalisti piuttosto inusuali per un capo di governo. Arrivederla, signora. Se lei non mi fa parlare, la saluto. Complimenti. Lei ha illustrato bene come si comporta una persona che ha pregiudizi e che sta a sinistra. Le posso dire una cosa? Presidente, deve avere un po' di vergogna lei di come si è comportata. Lei non sa trattare con i giornalisti, Presidente. Insulta i membri dell'opposizione. Mi sento parlare la signora Rosy Bindi. Sì, dice che è gravissimo quello che lei sta dicendo. È sempre più bella che intelligente. Parla di pericolo di una dittatura comunista e di giudici talebani. Berlusconi inizia una guerra con la magistratura, che passa anche dall'approvazione delle cosiddette leggi ad personam. Sono leggi approvate negli anni dai suoi governi che di fatto avvantaggiano la sua posizione di indagato o di imputato. I processi nei suoi confronti saranno 30, la condanna una, 4 anni per frode fiscale. Ma accanto a queste ci saranno gli scandali, il più famoso il Rubygate, che farà venire fuori sui giornali le cene organizzate nella villa di Arcore, a cui partecipavano ragazze pagate e in seguito mantenute da Silvio Berlusconi, e che faranno interrogare molti sull'opportunità di questi comportamenti da parte di un leader di governo. È una bellissima serata, anzi ieri è stata veramente carina, eravamo un po' tranquilli, poi eravamo stanchi pure. Sì, forse tutte quelle tante sono troppe. Al massimo averne due a testa, però adesso voglio che tu abbia anche tu quelle tue, perché no, mi sento sempre in debito io, no? Scusa, portatene per te e poi io mi trovo a porto le mie. Ce le prestiamo, insomma. La patonza deve girare. Alla fine degli anni 10 Berlusconi vede accumulare gli scandali, le frizioni nella maggioranza e la crisi finanziaria. E così la sera del 12 novembre 2011, dopo l'approvazione della legge di stabilità, sale al Quirinale a rassegnare le dimissioni. Davanti alla piazza trova una folla festante, addirittura un coro che canta l'alleluia. Il ventennio finisce quella sera lì. Nei successivi 10 anni Berlusconi resta presente nella politica italiana, ma non più come protagonista, al massimo come coprotagonista. Un ruolo che per uno come lui non è tanto compatibile. Piaccia o meno, la storia della politica italiana ha un prima e un dopo Berlusconi, con cui tutti i politici sono chiamati a misurarsi. Tra gli innumerevoli cambiamenti, dopo Berlusconi i partiti iniziano ad essere un po' meno partiti e un po' più organizzazioni guidate da una persona. Inizia la personalizzazione della politica. Secondo, la politica diventa prima di tutto comunicazione televisiva. Terzo, la comunicazione per funzionare deve magari abbracciare uno scontro. Berlusconi lo sa ed esaspera una narrazione molto polarizzante. Da una parte ci siamo noi che lavoriamo per il bene del paese, dall'altra ci sono gli altri che possono essere comunisti o quelli attaccati alla poltrona. E funziona. Ora, se ricordate, vi avevo detto che questa storia inizia e finisce in via Volturno al 34. È il civico in cui Berlusconi è cresciuto da ragazzino. 80 anni dopo, decine di case dopo, miliardi di euro dopo, Berlusconi un mercoledì sera alle 19.30 decide di ritornare a quel civico 34. È la vigilia del suo 80esimo compleanno. Ferma la scorta, fa due passi, inizia a parlare con alcuni ragazzi che nel frattempo l'hanno visto e sono scesi dal condominio e dice: una volta qui abitavo io, dormivo in soggiorno. Quindi racconta di quando mamma Rosa preparava le frittelle da offrire a tutto il condominio. Ero più contento quando mia madre era viva, dice. Mi attaccavano anche di meno. I ragazzi lo invitano a salire, ma lui declina, deve andare da un'altra parte. Domani è il suo 80esimo compleanno. Ecco, 80 anni, decine di case, miliardi di euro dopo, era andato a visitare la sua prima casa. Ecco, ancora una volta un'altra narrazione, un'altra storia. Perché ognuno si farà la sua opinione su Silvio Berlusconi, ma tutti, ammiratori o detrattori, alleati o avversari, amici o nemici, concorderanno su una cosa: che dal secondo dopoguerra a oggi, tra tutte, la sua è stata la più pazzesca storia della storia italiana.